Viaggiamo verso la dimensione Mirage. Avete capito, ragazzi? Sapete cosa si deve fare in questa dimensione Mirage? Dobbiamo raccogliere 50 cristalli. Però questa dimensione è in versione fumetto e si possono notare tantissimi personaggi. Possiamo notare la testa dell'androide di Krang e più che altro stiamo vedendo Ray Fillet, la manta mutante. E poi ci sono i soldati del piede con i grossi martelloni. Quando si completa una fase ci dicono fantastico, l'importante è raccogliere i cristalli per finire la dimensione. Si può vedere anche la faccia di Shredder e il tartafurgone. Oh, ma bisogna stare attenti anche ai soldati del piede con i loro veicoli in movimento. Con questo contenuto aggiuntivo di LC Dimension Shell Shock vi farò vedere tutte le dimensioni. Wow, si può entrare anche nella mente dei malvagi. Sto usando Bebop, è vero. Ricordatevi che Bebop era il boss del primo livello della modalità storia. È veramente un capolavoro questo gioco. Shredder Revenge. Si può notare anche Mondo Gecko e la giraffa Half Court, vestito da giocatore di pallacanestro. Half Court. Non li sopporto i soldati del piede. Questo clan del piede. Se io trovo la recensione troppo lunga, la fermo e la interrompo, ricordatevelo, quando ritenete che sia sufficiente interrompetela. In questa dimensione Mirage stiamo per arrivare a 50 cristalli. È difficile trovare tutti i cristalli in una dimensione. Ricordatevi che i neutrini, Dusk, Kala e Zack, hanno bisogno del nostro aiuto. E poi è bello il multiverso. Bene. Per oggi è tutto, la recensione finisce qui. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto. Condividetelo.